19 marzo 2015, presso la Sala Gemini del centro fieristico Ro Fiere Milano, in occasione della 7ª edizione di MADE Expo, si è tenuto il convegno Efficientamento energetico e qualità della produzione di impianti sportivi, un evento organizzato da AIS, Associazione Impianti Sportivi, in collaborazione con Action Group Editore. Quanto è importante riqualificare un impianto sportivo obsoleto e vecchio? Direi che è molto importante, soprattutto in questo periodo in cui l'attenzione al risparmio energetico è molto forte, sia a livello proprio di risparmio, no? Dal punto di vista dei costi, ma anche a livello sostanzialmente di politiche europee e anche politiche nazionali. Le ESCO, che sono società di servizi energia, possono aiutare questo tipo di interventi in due modi. Il primo è quello semplicemente di canalizzazione degli interventi, e quindi degli incentivi che sono a favore degli interventi che vengono realizzati, che in Italia si chiamano titoli di efficienza energetica. Quindi noi siamo in grado, sostanzialmente affiancando la struttura o che vuole sostanzialmente ridurre i consumi energetici, attraverso un audit energetico andare a quantificare quelli che sono i risparmi annui, li certifichiamo e facciamo in modo di canalizzare quelli che sono i titoli, quindi incentivi, titoli di efficienza energetica alla struttura stessa. L'altro modo di agire della ESCO è quello, oltre a questo, in aggiunta a questo, quello finanziario, cioè in certi casi le ESCO possono realizzare attraverso risorse proprie gli investimenti che concorrono, che servono per realizzare il progetto di efficienza, remunerandosi con, in tutto o in parte, col risparmio energetico che sono in grado di generare, o meglio con, diciamo così, il risparmio di costo collegato alla diminuzione dei consumi. Questo è un modello sostanzialmente molto interessante, perché più le ESCO sono efficaci nell'ottenere il risparmio di consumi energetici e più aumenta il loro ritorno economico. Al tempo stesso però anche il cliente ne beneficia, perché al termine del periodo contrattuale che viene gestito dalla ESCO, che può variare dai 5 ai 10 anni, la struttura e il cliente può, diciamo, godere in toto del beneficio che la ESCO è stata in grado di realizzare dal punto di vista del risparmio.